Salve ragazzi, buona serata a tutti, è Andrea Bruno che vi parla. Quest'oggi tratteremo un argomento di primissima importanza. Parleremo dell'ingerenza tedesca sui fatti concernenti la politica italiana e anche sui fatti concernenti la finanza nel nostro paese. In questo momento ci troviamo a livello europeo, una Germania che sta esercitando una egemonia geopolitica molto forte nei confronti degli altri paesi dell'Unione Europea. L'Italia sta soffrendo tutto ciò, come riscontro evidente abbiamo in questo momento un neo presidente rieletto, Giorgio Napolitano, che di fatto è rappresentativo dell'ingerenza tedesca nei confronti dell'Italia, tant'è che Napolitano è stato lui a nominare senatore a vita Mario Monti, ovvero uno strozzino, un addetto al recupero credito da parte dei creditori nei confronti dell'Italia. Abbiamo Giorgio Napolitano che all'indomani delle elezioni politiche è corso vergognosamente dalla Merkel a consultare con lei. Quando mai si è visto un presidente della Repubblica Italiana andare a rendere conto ai tedeschi circa il risultato elettorale, un risultato che deve interessare esclusivamente il nostro paese, non deve interessare i tedeschi? Ecco per cui la mia proposta, che già feci a suo tempo, era quella di implicare Giorgio Napolitano con l'accusa di alto tradimento nei confronti dello Stato, perché Giorgio Napolitano non sta facendo assolutamente gli interessi del nostro paese. E alcune forze politiche di tutto ciò ci marciano e abbiamo assistito anche all'inciucio che è stato alla base alla rielezione di questo Presidente della Repubblica. Ecco, nella puntata di oggi abbiamo qui con noi Patrizio Calzolai, il nostro esperto concernente i fatti dell'Unione Europea, e porrò a lui una domanda molto semplice. Non so se è venuto a conoscenza circa alcuni fatti riguardanti il Monte dei Paschi di Siena. Sì, sono venuto a conoscenza dei fatti. Ecco, saprai che c'è stata una fuga di capitale da parte del Monte dei Paschi di Siena. Chiaramente questi capitali qui dov'è che potevano fuggire? In Svizzera, finivano in Germania, perché lì sono più difficilmente recuperabili rispetto a altri paradisi fiscali, perché abbiamo in questo momento i tedeschi che stanno cercando di arraffare e mettere le proprie grinfie sui capitali della finanza italiana ed europea. Abbiamo visto per esempio l'ordine di Deutsche Bank di sequestrare i conto correnti dei cittadini e delle imprese russe a Cipro. Ecco, nell'ordine di quest'ottica, la Germania, Deutsche Bank, si sta muovendo anche nei confronti dell'Italia. Abbiamo in questo momento qua 1.800.000.000 di euro italiani del Monte dei Paschi di Siena, scomparsi transitando sui conti tedeschi. Questi soldi qui sono fermi in Germania e la magistratura italiana non è in grado di recuperarli perché c'è un rifiuto da parte tedesca. Ecco, a questo punto passo a te la parola per approfondire questo fatto e anche i fatti circa l'ingerenza tedesca nei confronti dell'elezione del nostro presidente e anche del primo ministro e altri avvenimenti che te conoscerai meglio di me sicuramente. Patrizio, a te la parola. Sì, quindi se noi analizziamo il fatto, noi abbiamo che questo fatto è di una gravità assoluta. Perché? Perché i soldi della nostra banca, del Monte dei Paschi, rubati dal management, sono transitati su una banca secondaria creata apposta da quello che è la dirigenza del Monte dei Paschi, e tutto questo attualmente si trovano di fronte nei conti correnti della Bundesbank. Questa è di una gravità assoluta. Perché? Perché a fronte di un ordine della magistratura italiana, la Bundesbank ha risposto che vuole una rogatoria internazionale, vuole che questa rogatoria internazionale sia approvata. Ma allora io mi faccio una domanda: se siamo un'unione, perché Unione Europea significa che dovremmo essere in teoria un'unione, a che cosa serve? Per quale motivo c'è bisogno di una rogatoria? Una sentenza, una richiesta di un tribunale italiano dovrebbe essere immediatamente esecutiva. Perché? Per quale motivo altrimenti avremmo un'unione? In realtà è l'ennesima dimostrazione che l'Unione Europea è un sistema che non funziona. Perché non funziona? Perché abbiamo visto che la Germania mette dove tazzito canali sui prodotti importati, dico, dall'Unione Europea. Abbiamo visto adesso che le richieste della magistratura degli Stati vengono rifiutati. Perché? Perché i soldi naturalmente stanno da loro. Abbiamo oltretutto sentito in passato le dichiarazioni del presidente della Bundesbank, Weidemann, che dichiarava chiaro e tondo che lui la cosa giusta era deindustrializzare tutto il Sud Europa, che è quello che sta ampiamente succedendo. E anche quel presidente lì è anche quello che ha proposto il prelievo coatto anche dei conto correnti italiani. No, quello era il ministro dell'economia tedesco. No, anche Deutsche Bank aveva proposto. Aveva praticamente Schauble, cosa ha detto? Che il modello della risoluzione della crisi di Cipro doveva essere un modello per tutta Europa, e Commerzbank gli ha risposto che bisogna sequestrare il 20% dei risparmi degli italiani così per recuperare i soldi. Ma scusa un attimo,
attimo Patrizio, scusa se ti interrompo, ma com'è che quando l'Italia deve recuperare i soldi dei cittadini italiani sui conti tedeschi, i tedeschi chiedono la rogatoria internazionale e di fatto non glieli danno. Poi dopo la Germania va a sequestrare e pignorare i conti dei controcorrentisti a Cipro senza alcuna documentazione. Cioè di fatto non abbiamo a questo punto un'Europa equa. Come mai che i tedeschi quando vogliono fregare i soldi dei controcorrenti degli altri non hanno bisogno di nessuna rogatoria? E mentre l'Italia i suoi soldi quando li deve recuperare, soldi che sono scomparsi visto anche l'intrusione politica all'interno del sistema bancario italiano che hanno magnato e hanno fatto sparire i soldi all'estero, quando l'Italia deve recuperare i soldi dei propri cittadini e risparmiatori non ce la fa e deve morire all'interno del sistema burocratico europeo. Per cui è semplice, perché la Germania come al solito fa una politica molto prepotente, fa una politica d'accentramento molto prepotente, perché quando si parla d'unione bisogna dire che nella storia nel 99% di casi d'unione, d'unificazione politica ha significato solamente una cosa, annessione, e noi in Italia lo sappiamo bene perché quello che è successo con la nostra unità nel 1860, che fu in realtà l'annessione del sud al regno di Sardegna. In realtà che cosa succede? Che noi abbiamo una Germania che si intromette, perché anche il ministro, c'è anche l'europarlamentare socialdemocratico George Schulz, che afferma e dice che praticamente è bene che Napolitano sia stato rieletto presidente. Cioè questa è una dimostrazione, una dichiarazione chiara di chi ha fatto l'ingerenza per farlo eleggere e rieleggere presidente. Poi se consideriamo anche la storia personale di Napolitano, perché Napolitano, ricordiamo che anche l'unico discendente, da quello che mi risulta, di Liborio Romano. E chi era Liborio Romano? Era una persona che, un ex ministro di Francesco II, che tradì il re delle due Sicilie, si schierò con i Savoia e fece assumere tutti i camorristi dentro la polizia. E ricordiamoci che Napolitano è il suo discendente diretto, quindi sembra che sia stato scelto apposta per meriti genetici. Lo stesso Berlinguer, quando parlava di Napolitano, con Pertini molto spesso usava dire: io di quello non mi fido, non solo per questioni ideologiche, ma anche perché geneticamente è predisposto a tradimento. Adesso, scusa se ti interrompo, per dare anche l'idea di quello che sta succedendo al nostro radioascoltatore medio. La Germania sta mettendo al sacco l'Italia esattamente in maniera analoga come fece l'antenato del nostro Presidente della Repubblica per conto dei Savoia quando mise al sacco il Sud Italia. Ecco, abbiamo un'analogia che corrisponde esattamente, prima era nel piccolo all'interno del nostro paese, adesso a livello europeo, però l'analogia al quadretto si completa a 360 gradi. Sì, sì, esatto, si completa. Se poi vediamo anche chi è il presidente incaricato, che è Enrico Letta, un discendente poi fra l'altro di un gerarca fascista, e imparentato con Gianni Letta, il membro del PDL, quindi già questo dall'idea del ciuccio. Vediamo il libro scritto da Letta, e Letta che cosa ha scritto? Che bisogna morire per Maastricht come nel 39 era giusto morire per la Polonia. Ma che cosa cazzo vuol dire? Per me assolutamente niente. Poi perché bisogna morire per Maastricht? Per quale motivo, quando non esiste comunicazione, quando la sentenza in un tribunale italiano in Europa non risulta essere immediatamente esecutiva in uno Stato, quando abbiamo bisogno di rogatorie, quando se una persona si sposta su un altro Stato, su un altro territorio europeo per lavorare deve rifarsi tutte le volte tutti i documenti? La domanda faccio anche al nostro incaricato primo ministro è: perché uno deve morire per Maastricht, quando è un sistema che si è dimostrato che è ampiamente una chiavica, che è il file tedesco, perché l'unico paese che avvantaggia sicuramente solo la Germania? Per quale motivo il nostro primo ministro incaricato non dice nulla del fatto che la Germania impone tassi doganali, del fatto che per il Monte dei Paschi non ci vuole ridare nemmeno i soldi, e si nasconde dietro questioni burocratiche tipo rogatorie e controrogatorie internazionali? Ma che cosa vuol dire? Cioè, guarda, ti rispondo io cosa vuol dire. Praticamente, una volta che abbiamo sottoposto al sacco da parte dei tedeschi l'Italia, dobbiamo noi italiani anche toglierci il sangue dalle vene per venderlo, perché i tedeschi vogliono sempre sempre di più. Dobbiamo svenarci per loro, dobbiamo dissanguarci e morire cedendo il nostro paese. Già è avvenuto per le industrie, per settori importanti dell'economia, che l'abbiamo ceduti o ce li siamo fatti distruggere da questo sistema europeo, e dobbiamo dare anche l'impossibile, anche dare la nostra vita per questi tedeschi che stanno cercando di egemonizzare tutta l'area del sì, sud. Concordo. La mia domanda era retorica, era anche rivolta al nostro primo ministro incaricato. Per quale motivo? Perché il nostro primo ministro incaricato ha scritto questo libro che, alla luce di quello che sta succedendo in questi giorni, lo pone proprio nella lista dei traditori dello Stato italiano, assieme a Giorgio Napolitano, che io chiamo pregiativamente Liborio Napolitano.
Gaetano, suo antenato, abbiamo organizzato il tradimento. Adesso tra un po' ci manca pure che, come Liborio Romano, firmiamo l'assunzione di Sandokan, Provenzano, Riina all'interno dei servizi segreti italiani o della polizia italiana. Abbiamo fatto centro. Lo stesso Grattieri si lamentava che quando, posso dire, la Germania riceveva investimenti degli andranghetisti, a lui, procuratore di Reggio Calabria, nessuno l'ha contattato, nessuno ha chiesto nulla. Quando è successo che hanno preso la macchina da Reggio Calabria e sono andati a Duisburg e hanno fatto fuori sotto gli occhi di tutti i tedeschi delle persone e poi sono tornati indietro, nel senso, sono andati a piangere da Grattieri, dal nostro procuratore, gli hanno detto: ma noi non pensavamo, e che pensate, che oltretutto che ci rubate i capitali, vi pigliate solo i capitali puliti e ci lasciate solo la merda? Insomma, siamo chiari, cioè alla fine, se a quel punto si ritrovano l'andrangheta, Cosa Nostra e la Camorra, si ritrovano tutti in casa a riciclare i soldi che gli fa una sparatoria, bisogna vedere se arriva a un certo punto che se rischiamo pure di dover venire a ringraziare gli andranghetisti, i camorristi, almeno la smettono di rompere le palle, gli spediamo tutti da loro e così via, risolviamo il problema e loro, volete i soldi, vedi, due o tre sparatorie, gli fanno due o tre sparatorie in centro a Berlino, trasformano un casino, vedi che alla fine gli passa la voglia di mettersi, diciamo, a egemonizzare l'Europa, di considerare il centro Europa il centro del mondo, la grande Germania. Questi tedeschi qua, adesso detto inter nos, una volta ogni tanto lo possiamo dire anche nelle nostre trasmissioni radiofoniche, ci hanno rotto i coglioni sti tedeschi! Esatto, io poi personalmente, visto quello che sta succedendo, vi farei un accordo preciso con gli andranghetisti, i mafiosi, i camorristi, e digli, cioè, noi non vi facciamo niente, l'unica cosa, ve ne andate dall'Italia e vi forniamo un biglietto sono andata per la Germania, appunto. Se non andate in Germania, noi vi arrestiamo e vi spediamo in un carcere in un paese africano. E dopo, per dire, alla fine vedi che se la piantano, una volta che incominciano a nascere sparatorie nei quartieri di Francoforte in tutta la Germania, e vedi poi che li teniamo sotto, perché queste persone non possono pensare di tenere con loro solo ed esclusivamente ciò che gli fa comodo, ed è questo quello che vogliono centralizzare tutto, vogliono ottenere solo quello che gli fa comodo. Abbiamo Adolfa Merkel, che è la loro cancelliera, assieme a tutti i gerarchi moderni, e ricordiamo anche che chi sostiene attualmente il governo tedesco sono le stesse lobby che sostenevano Hitler. Esiste una continuità ideale fra quella che è il governo da adesso e il governo da allora, sostenuto dalle stesse identiche lobby. Sono il corruttivo e i gruppi continuano ancora a sostenere questo governo, quindi i gruppi sono quelli che sono arricchiti sotto il nazismo, e quindi, cioè, andavano bene, non consideriamo le lobby, queste lobby, questo sostegno che hanno dato i nazisti, su che sono passate semplicemente due generazioni. È successo un disastro per colpa loro, perché sono stati loro a aver organizzato due guerre mondiali, e adesso stiamo assistendo piano piano all'arrivo della terza, perché nel 2015 noi abbiamo che l'inizio italiano non avrà soldi, noi abbiamo che la Germania all'interno di un sistema di unione monetaria fa fortemente protezionismo, non collabora in maniera con le autorità giudiziarie dei paesi stranieri, non dei paesi dell'Unione Europea, che ci stanno a fare insomma nell'Unione Europea. L'Unione Europea è un trattato commerciale, non dovrebbero essere imposti dogmi dazi doganali, oltre a non essere imposti dazi doganali, dovrebbe essere anche una collaborazione di tipo giudiziaria, dovrebbe essere con una sentenza di un tribunale italiano, un ordine della magistratura italiana, sia immediatamente esecutivo, che la polizia tedesca e le autorità tedesche rispondano e non chiamano la rogatoria, perché siamo un'unione economica monetaria. Altrimenti che cosa stiamo a fare in questo momento? Per farci prendere per il culo da quattro mangiacraudi ubriaconi? Perché questi sono, ricordiamo che sono solo esclusivamente per un 90% mangia hooligan, mangia crowdi, ubriaconi, e quel loro interesse è bere la birra fatta col pane secco, che gli dà subito in testa senza problemi. Siamo onesti, questo è quello che sono, e noi siamo sottomessi a queste persone. Che cosa hanno di particolare? Ma niente, sanno fare solo guerre, sanno creare solo casino in Europa, vogliono egemonizzare, e questa dimostrazione è la dimostrazione del caso del Monte dei Paschi, l'ennesima dimostrazione. Quando si tratta di prendere soldi, quando si tratta di fare il mercato aperto, poi loro il mercato non è aperto, mettono blocchi doganali, mettono anche blocchi burocratici. La Germania sta ottenendo un atteggiamento protezionista, e questo atteggiamento protezionista va contro lo stesso principio della creazione di un'unione economico-commerciale comune rispetto a una futura unificazione. Guarda, se fosse solamente l'atteggiamento protezionista, diciamo, la cosa sarebbe scandalosa, ma fino a un certo punto. Il fatto che loro non si limitano
limitano solamente a proteggere la propria economia, ma riescono anche ad andare ad ingerire nei confronti della politica di altri paesi, come ad esempio l'Italia. Sono riusciti a piazzare in questo momento Giorgio Napolitano come Presidente della Repubblica per un secondo mandato. Voglio ricordare a tutti chi ha seguito questa elezione del Presidente della Repubblica che inizialmente il candidato voluto da tutti, ma in maniera fittizia perché in realtà non lo volevano, era Marini. Marini aveva la maggioranza assoluta, quindi teoricamente sarebbe diventato presidente. Tuttavia il primo e il secondo seggio, i primi due spogli, non poteva diventare presidente perché sono richiesti i 2/3 delle preferenze. Visto poi che al terzo spoglio lui aveva la maggioranza assoluta, sarebbe diventato presidente, non lo volevano presidente, hanno fatto, diciamo, fumo negli occhi nei confronti della gente che li seguiva, nei confronti del popolo italiano. A quel punto lì Marini, quando sapevano che sarebbe diventato presidente al terzo tentativo perché aveva la maggioranza assoluta, si era visto nel primo e il secondo spoglio, lo hanno tolto, hanno fatto la finta, hanno messo per uno spoglio, hanno messo Mortadella. Tutti quanti sapevano che Mortadella non sarebbe uscito fuori perché non andava bene alla destra, e alla fine hanno messo il candidato che era già stato deciso a priori, Giorgio Napolitano. Questo si evince dal fatto che la candidatura di Marini era tutto fumo dell'occhio, perché avendo la maggioranza assoluta, perché tu lo vai a ritirare la proposta quando sai che la terza volta passa? Non avresti mai ritirato Marini se volevi veramente Marini e non ci volevi Napolitano. Infatti, a mio avviso, tra le varie evidenze che constatano il fatto che Napolitano sia frutto dell'ingerenza tedesca nel nostro paese, ci sono anche questi piccoli dettagli circa l'elezione, come è avvenuta l'elezione del Presidente della Repubblica nel nostro paese. Ma che è fatto dell'ingerenza tedesca, ci sono anche le dichiarazioni di Schulz, dell'eurodeputato tedesco, quando ha dichiarato che l'elezione di Napolitano è una grande vittoria per la democrazia. Di fatto hanno confessato, si può dire. Poi si sa benissimo che Napolitano è uomo dei tedeschi, perché chi è che ha nominato Mario Monti senatore a vita? È stato Napolitano, abusando del suo potere di capo di Stato, perché la Costituzione italiana dice chiaramente che il senatore a vita deve essere un personaggio meritevole, degno di poter rappresentare questa carica. Noi sappiamo benissimo che Mario Monti, che cosa ci rappresenta Mario Monti all'interno del Senato della Repubblica Italiana? Mario Monti rappresenta il curatore fallimentare che è lì per cercare di arraffare le ricchezze, i patrimoni del nostro paese per consegnarle ai tedeschi. Per cui tra le varie evidenze abbiamo anche la nomina di Mario Monti, che non è affatto una persona che sta facendo gli interessi del nostro paese. È un'altra rappresentativa dell'ingerenza tedesca nei fatti della politica italiana. Per cui a un certo punto questi tedeschi hanno rotto i coglioni. Ecco, bisogna proprio dirlo. Infatti, ricordiamo special modo dal 25, perché oggi è il 25 aprile, il giorno della liberazione, di quando i nostri antenati, i nostri nonni combatterono contro di loro, perché cosa significa? Non era solo la liberazione dal fascismo, ma era la liberazione da quella che è l'ingerenza tedesca in Italia. E ricordo che molti, anche prima della guerra, combatterono contro l'entrata in guerra dell'Italia a fianco della Germania. Ricordo il mio antenato, il mio prozio, il prefetto Mori, sedendo in Senato, che si alzò in piedi di fronte a Mussolini e disse: "Sei un imbecille, tu non hai capito che le guerre insieme ai tedeschi sono perse prima di averle iniziate." E fu un grosso atto in quel periodo, perché Mussolini in quel periodo stava avendo il massimo del consenso. Invece, attualmente sono io a dire la stessa cosa, che noi, se continuiamo a seguire alla Germania, noi finiamo nel 2015 in bancarotta, perché i dati parlano chiaro che già l'INPS sta andando in bancarotta. Perché? Perché un po' le cose fatte a cazzo come al solito in Italia dalla signora Fornero, di questa unione dell'INPTAP con l'INPS fatta male, in cui sono stati, diciamo, centraunificati i costi, però la burocrazia non è stata fatta. E un po' è già il primo segno che qualcosa sta saltando. Perché qualcosa sta saltando? Perché le pezze d'appoggio, le pezze per sistemare tutto, attualmente non ci sono. Ci abbiamo la classe politica tedesca che protegge la nostra classe politica, e quindi stiamo avendo e stiamo sotto una casta di tipo coloniale che ci hanno venduto, ci stanno vendendo ai tedeschi. E l'ultimo pezzo è la nomina come presidente incaricato per la formazione del governo a Enrico Letta. Perché? Perché Enrico Letta ha dichiarato che si può e si deve morire per l'euro e per Maastricht. Quindi noi stiamo parlando di un presidente del Consiglio, di un incaricato presidente del Consiglio, che naturalmente vuole che gli italiani muoiano
rover, sta dentro l'euro, sta dentro un sistema che non funziona, sta dentro un sistema in cui un tribunale, per dire, posso andare tranquillamente in Spagna a fregare, fa 200-300 mila euro, me ne vado in Italia, c'è una condanna magari penale in Spagna, nessuno se ne accorge tranquillamente perché le varie istituzioni non comunicano. Quanto sappiamo, noi anche stesso a Daugavpils, sappiamo benissimo dei casi successi di svedesi o anche italiani che venivano qui, aprivano l'attività, facevano bancarotta fraudolenta, tornavano a casa e nonostante avessero una condanna penale in Lettonia, si trovano a piede libero nel loro paese d'origine e nessuno fa niente. Cioè, io non sono nazionalista nel senso di l'Italia, ma se l'unione è un'unione seria fatta per bene, significa che una sentenza penale di un tribunale europeo o una sentenza civile viene trasmessa immediatamente a tutti i tribunali, e questo attualmente non accade, e non accade. Quindi, non accadendo, noi ci troviamo di fatto in un sistema in cui prendiamo gli svantaggi di una moneta unica, ma prendiamo anche gli svantaggi della situazione in cui ognuno si fa gli affari suoi e nessuno Stato comunica con un altro. E questa è una cosa quanto incredibile, è una cosa pazzesca, per cui non abbiamo gli svantaggi fra i due tali, e oltretutto ci sentiamo di nominare un presidente del consiglio incaricato che ci viene a dire che l'Europa è una grande conquista e loro bisogna morire per Maastricht. E questo già è l'ennesimo simbolo che Napolitano, Liborio Napolitano, è il degno discendente del suo antenato, famoso antenato Liborio Romano, perché è l'ennesimo segno che lui sta tradendo. Perché non ha nominato, per dire, presidente del consiglio Bagnai o qualcun altro, insomma, che critica l'euro, che critica la costruzione europea come è stata fatta? Perché? Semplice, perché lui rappresenta gli interessi dei tedeschi, ma mica scemo che va a mettere uno contro questo sistema incompiuto dell'Europa e unita. Infatti lui è un presidente che è un venduto, e c'è stato ancora una volta imposto dai tedeschi in maniera abbastanza fraudolenta, e naturalmente viene a nominare il rampollo della famiglia Letta per gestire queste situazioni, un altro europeista convinto di questa schifezza d'Europa e di come, e senza naturalmente pensare ai correttivi su come modificare questa Europa, senza pensare di darlo a potere tedesco e senza sapere esattamente le cose come stanno fino in fondo. Perché ad esempio sono convinto che il signore Enrico Letta, una proposta di un incrocio dei dati fra l'AIRE italiana e i dati degli italiani residenti negli altri paesi, ufficialmente residenti negli altri paesi europei, il signor Letta non l'ha fatta, quando per dire una proposta semplicissima, perché naturalmente riusciremmo a scovare, facendo una banca dati, quanti italiani, per dire, risulta che lavorano all'estero, risulta che in Italia stanno a carico dei genitori, però lavorano all'estero, e ce ne sono diversi, perché se noi consideriamo che in base all'unico confronto fatto fra l'Istituto di Statistica inglese nel 2007 e l'AIRE di Londra, risulta che gli iscritti all'AIRE italiana sono il 10% rispetto al dato ufficiale. Quindi parliamoci chiaro, quando si parla di lotta all'evasione, queste persone non sanno dov'è, ci impongono, buttano fuori negli occhi con le cazzate tipo la lotta all'evasione, tipo l'Unione Europea come un valore da difendere, quando in realtà è solamente un sistema, una macchina sfasciata che non funziona. Poi quando uno gli fa proposte concrete tipo benissimo, scambiamo i dati, noi ci sentiamo rispondere no. Quando... Ma non solo quello, c'è gente che su questa confusione e mancanza di unione di database all'interno dell'Unione Europea, c'è gente che di professione ne approfitta della libertà di circolazione all'interno dell'Unione Europea, spostandosi da uno stato all'altro per compiere delle truffe finanziarie, e poi chiaramente rifugiandosi in altri paesi dell'Unione Europea e facendo la franca. C'è gente che lo fa proprio di professione. Noi abbiamo assistito anche fatti che noi conosciamo benissimo, di gente che, ne so, che andava in Danimarca, andava in Bulgaria, andava anche qui in Lettonia, compiva azioni criminali dal punto di vista finanziario, arraffavano soldi a più non posso, poi una volta scoppiato il bubone si spostava in un altro paese e quella gente lì la faceva franca. Per cui è inutile cercare di compiere un'unione europea
perché noi vi raccontiamo questi fatti qua che magari la gente non gliene frega un cazzo? Perché è inutile compiere l'Unione Europea quando di fatto non si è compiuto niente, non esiste questa Unione qui Europea, è solamente per il momento un trattato commerciale incompiuto e un'area Schengen molto dubbia, perché anche all'interno dell'area Schengen a questo punto ci sono tante cose molto dubbie anche circa lo spostamento delle persone, per cui stiamo assistendo ad una Unione Europea che si compie esclusivamente su una moneta che non dà beneficio a nessuno, ma e guarda, paradossalmente nemmeno i tedeschi hanno beneficio di tenersi l'euro. È questa Unione Europea è un'unione maledetta sotto tutti i punti di vista che sta reggendo, perché dietro ci sono i gruppi bancari, gruppi privati, gruppi che non sono pubblici, non fanno riferimento a nessuna nazione, a nessuno stato, che cercano di far indebitare gli stati prestando soldi stampati che essenzialmente, riassunto così, sono carta straccia, per poi andare a pignorare dei beni effettivi. E la Germania su questo schema ci sta marciando, tant'è che abbiamo assistito al crollo delle industrie italiane volute dai tedeschi per poter acquisire loro maggiore competitività nel mercato. Perché vi faccio un esempio: se chiudono le acciaierie italiane, chi è che se ne avvantaggia? Il Portogallo, no? Se ne avvantaggiano i tedeschi, perché nell'industria loro a questo punto diverranno predominanti, non avendo più la concorrenza, e i tedeschi sanno bene quali sono i settori in cui loro sono forti, per cui c'è l'automobilistico, c'è l'industria pesante, ci sono i servizi concernenti il terziario, la finanza, gli uffici e compagnia bella, e i tedeschi stanno facendo di tutto affinché l'Italia si affossi nei settori in cui loro vogliono acquistare competitività. E l'elezione di Napolitano o il primo ministro attuale o Monti che c'era prima rientrano tutti in un quadro di far affossare l'Italia, in un quadro di togliere il sangue dalle vene degli italiani, dopodiché l'Italia non conta più. Ma lo stesso Traiano, quando era andato nella Dacia Tracia andare a conquistare la zona, diciamo lì, del Mar Nero, lui aveva detto: io con i Daci, i Traci, io con loro è vero ci facciamo battaglia, però li rispetto perché con loro si riesce a trattare e li riusciamo a romanizzare. Però cosa diceva Traiano dei barbari, quelli al di là del Danubio, i barbari, i popoli germanici? Diceva: con loro bisogna solamente agire a ferro e fuoco, perché i popoli germanici saranno la nostra rovina, perché con loro trattare non si riesce a trattare, è proprio la mentalità differente. Ecco Patrizio, ecco, scusa se ricordiamo fra l'altro anche la, ti posso dire, la dichiarazione di un re che poi non sospetto Strogodo, il grande Teodorico, che lui non mise mai a governare assieme a lui l'Italia con i germanici, ma lui si circondò solo di gente latina, parlava latino, perché diceva che i miei compatrioti servono solo per fare la guerra, ma quando si tratta di amministrare lo Stato a me serve gente istruita che può parlare e può servire la diplomazia. Ricordiamo anche che il termine nelle lingue slave niemeschi, per dire tedeschi, cosa vuol dire? Vuol dire coloro che non parlano. Quindi già anche questo veniamo una sorta di dubbi verso questa Germania, dubbi che riguardano nella storia tutti i paesi dell'area europea, perché già anche a est definirli coloro che non parlano è comune sia ai polacchi che ai russi che ai cechi, è una, diciamo, una botta forte, come per dire coloro che non, con cui non si riesce a parlare, coloro con cui non si riesce a trattare. Quindi non è solo la nostra posizione, dice, ma voi siete antitedeschi, ma no, nelle lingue si vuol dire coloro che non parlano, coloro che non si accordano, coloro che non trattano. Se per questo anche Federico II di Svevia, anche lui diceva, lui chissà la storia, lui ha vissuto prevalentemente in Sicilia, però era di sangue tedesco, anche lui diceva: io mi trovo molto meglio in Sicilia con i siciliani o in Terra Santa ad andare lì a combattere, trattare, conversare con gli arabi, tant'è che Federico II parlava anche la lingua araba, però diceva: con i miei connazionali io non mi ci trovo. Ed aveva messo suo figlio re con i tedeschi, però alla fin fine il figlio, vivendo lì a contatto con i tedeschi, si era germanizzato anche lui, e alla fine l'ha fatto arrestare e l'ha fatto morire in carcere, perché anche Federico II diceva: con i tedeschi bisogna agire, ma con loro non si può trattare. E lui stesso era tedesco. Sì, no, ma infatti, quindi noi ci troviamo di fronte a una popolazione con cui non è possibile mediare, con cui non è possibile nemmeno trovare accordi. Sulla base di questo, qualche pazzo pensa che noi dovremmo fare un'unione. Quindi questa abbiamo già la massima idiozia quando vediamo quella. A questo
questo punto siamo in chiusura della nostra trasmissione, mi stanno facendo dei segni terribili della regia di tagliare corto, ok? A questo punto chiudiamo la trasmissione con degli auspici. L'auspicio è che si crei un'Unione Europea basata sul dialogo, sulla conversazione pacifica, e un'Unione Europea senza nessuno che vuole prevalicare gli altri stati, perché a questo punto cosa otterremo noi? Otterremo solamente una situazione di odio che non giova a nessuno e porterà alla terza guerra mondiale. Io non ci tengo ad arrivare alla terza guerra mondiale, però c'era stato anche un mio zio che me l'aveva predetto, ma mi aveva detto, quando ero piccolo, mi ha detto, guarda, se ci sarà la terza guerra mondiale sarà per opera dei tedeschi. E mio zio i tedeschi li conosceva molto bene. Speriamo di non andare incontro in una terza guerra mondiale. Io ci credo nell'Unione Europea, però l'Unione Europea, di fatto, l'Unione Europea è un concetto che è nato sotto l'epoca dell'Impero Romano, circa intorno al 200-240 d.C., quando a un certo punto l'Impero Romano era abbastanza grande, era enorme per quei tempi. A quei tempi non c'era il telegrafo, il telefono, per cui si teneva tutto sotto controllo per via mare, via terra, e ci volevano dei mesi per comunicare. Per cui l'Impero Romano, per questioni prettamente pratiche, è stato sciso in due, Oriente ed Occidente. In quel momento lì abbiamo messo come capitale Mediolanum, perché era molto più centrale per la parte occidentale rispetto a Roma, e in quel momento lì è nato il concetto di Europa. Però il concetto di Europa non ha mai contemplato al suo interno i popoli germani, quelli erano barbari. Paradossalmente faceva parte dell'Europa l'attuale Inghilterra, tutto un bel pezzo dell'attuale Inghilterra. Abbiamo fondato Londra, faceva parte la Francia, abbiamo fondato Parigi, però i germanici li abbiamo sempre tenuti fuori dalle palle, perché sono un popolo incompatibile con quelli che sono i principi dell'Unione Europea, basati sullo scambio di idee, sulla cooperazione, sull'aiuto reciproco. Noi abbiamo di là del Danubio un popolo che ha sempre cercato di soggiogarci, pur non avendo la nostra capacità, adesso non ne voglio fare un problema razziale, però non avendo la nostra cultura, perché essenzialmente quando già nell'Europa vi era una civiltà dove si parlava di diritti civili, di democrazia, e vi era una cultura letteraria già avanzata, vi era un'architettura che faceva invidia a tutto il mondo allora conosciuto, dall'altra parte avevamo un branco di fatto da quattro pecoroni che si vestivano ancora col pellicciotto, e non sono io a dirlo, era il grandissimo Giulio Cesare a dire tutto questo. Ecco, che Patrizio, a te la parola per la chiusura di puntata, e noi poi ci sentiamo alla prossima. La mia parola finale riguarda il saluto a tutti i nostri ascoltatori, e ricordo che è un dovere per ogni cittadino italiano ribellarsi allo strapotere tedesco. Esiste anche in Germania un gruppo di tedeschi che si chiamano gli antitedeschi, che ritengono questo potere negativo. Quindi non prendete tutto quello che arriva dalla Germania come oro colato, e se sta nascendo in Germania questo gruppo di partigiani che si chiamano gli antitedeschi, vuol dire assolutamente che qualcosa non sta andando. Ok ragazzi, alla prossima.